Quest'anno siamo riusciti a organizzare una rassegna della Primavera Musicale importante, con la presenza appunto di cantautori da tutto il mondo, soprattutto dall'Atlantico, proprio perché abbiamo voluto un po' portare in questo nostro territorio la musica, ma anche le parole, perché tra l'altro appunto il tema importante di quest'anno è stato quello di chiamare dei cantautori, quindi che cantanti anche da oltre oceano che scrivono le loro canzoni, quindi dove il testo ha un suo significato. Fare un percorso di questo tipo ci ha consentito di portare tantissime persone a queste rassegne, che sta diventando ormai una rassegna, ormai nessuno potrà dire che è stata una forzatura di qualche amministrazione comunale, no, è proprio un bisogno, un sentire, una necessità che tanti sul territorio sentono di confrontarsi quantomeno sulla musica. Questa biblioteca, che è stata inaugurata poco tempo fa, o meno, gli è stato dato il nome, oggi è teatro di questo concerto. Doveva essere effettuato presso Palazzo Giovannelli, purtroppo il tempo ha avuto degli imprevisti, comunque la gente non manca. Sì, effettivamente, anche uno, grazie della domanda, era anche questo uno degli obiettivi, far conoscere i diversi luoghi. L'abbiamo fatto all'EF, l'abbiamo fatto qua, l'abbiamo fatto in un palazzo, il palazzo più importante di Gandino, dove c'è anche sede il nostro centro di aggregazione giovanile, che vuole essere un po' un messaggio anche per i giovani di sentire della musica e ascoltare dei testi importanti. L'abbiamo portato in biblioteca, che è diventata ormai la sede della nostra iniziativa, che è stata dedicata appunto alla Maria Brignone, la signorina per chi è di Gandino, e qui è un luogo dove queste iniziative continuano e ce ne saranno anche a breve, ancora anche questa settimana. Abbiamo portato qua questa iniziativa che si dà continuità alla Primavera Musicale, ma non ci fermiamo. Venerdì prossimo, grazie alla disponibilità di Mario Bonanno, uno scrittore che ha scritto di Pierangelo Bertoli, faremo una serata dove appunto Pierangelo Bertoli verrà ricordato con questo suo libro, un suo libro recentemente scritto a 10 anni dalla morte esatta di Pierangelo Verdi. Quindi anche qui abbiamo cercato di abbinare storie della musica, racconti della musica, parole della musica a personaggi della musica. Ecco, ci sarà appunto la presentazione di questo libro, che vuole essere un po' il significato, vuol dar significato al valore dell'impegno che i cantautori hanno sempre comunque messo nei testi delle loro canzoni. E già che ci sono, concludo con l'iniziativa, facciamo poi invece il sabato 21, quindi venerdì 20 Bertoli, sabato 21 invece ci sarà la presentazione della Primavera culturale a Gandino, una specie di appendice alla Primavera del FAI, che consentirà di aprire quei portoni che volevamo aprire con oggi, col concerto di Great Hopper, cioè facendo vedere il Palazzo Giovanelli, ma per chi vorrà, sabato prossimo dalle 14 fino alle 19 ci sarà la possibilità di visitare i portoni e i cortili gandinesi, grazie a questa collaborazione che abbiamo avuto col FAI di Bertoli.